Professore, allora oggi la reazione dei mercati è stata molto positiva. Che cosa è successo? Perché oggi volano, mentre ieri la situazione è stata davvero drammatica? Ma credo che sia in qualche modo siano comprensibili tutte e due queste reazioni che appunto di segno opposto. Ieri c'è stata questa reazione negativa, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Londra del presidente Mario Draghi, che avevano così aperto delle ipotesi a tutto campo di interventi della Banca Centrale Europea risolutivi della crisi e poi in realtà sono venute le decisioni, che poi sono per ora semplicemente degli annunci di una serie di iniziative di ieri che hanno certamente, diciamo, concesso molto meno rispetto a quello che si era pensato dietro le dichiarazioni di Londra. Ma oggi in realtà si è cominciato a valutare che ciò che c'è sul tavolo è tutt'altro che trascurabile, cioè è un'ipotesi concreta che a questo punto la Banca Centrale Europea intervenga, questi interventi possono avere una loro sistematicità e soprattutto possono aumentare, come dire, le risorse a disposizione per combattere sui mercati finanziari la speculazione contro titoli dei paesi più a rischio. Quindi in qualche maniera, diciamo, ieri è stata una risposta alla delusione di Londra, oggi è stato guardare dentro i contenuti di quello che poi si è deciso ieri a livello di Banca Centrale Europea. Restano naturalmente tutte le luci e ombre di quello che poi avverrà. Ecco, su questo insomma noi che cosa ci dobbiamo aspettare? Perché alcuni economisti dicono che insomma ci stiamo avviando verso una soluzione, insomma la situazione dovrebbe riprendersi. Ecco, allora quando e come si calmeranno i mercati e soprattutto se veramente possiamo tirare un sospiro di sollievo, se questo è un inizio? In realtà la decisione della Banca Centrale Europea è una decisione che aggiunge un elemento possibile, positivo, ma a un insieme che deve essere completato e questo insieme deve essere completato soprattutto da parte dei governi europei. Perché la Banca Centrale Europea ha detto in qualche modo io sono pronto a intervenire se a livello di fondo salva stati verranno prese delle decisioni che riguardano i paesi che vanno aiutati e soprattutto quindi condizioni che verranno poste a questi paesi per godere di questi aiuti. Quindi adesso tutto dipende da quello che decideranno i governi europei. Se riprenderanno le decisioni di fine giugno, del summit di fine giugno, in cui si pensò di mettere in campo, come dire, una forma di sostegno diverso da quella di aiuti a un paese in difficoltà, perché a fine giugno in primo tempo si decise gli interventi sono per intervenire sul rischio sistema, quindi vanno fatti a nome dell'intero eurosistema. Poi subito dopo però la Germania ed altri paesi specificarono no, gli interventi vanno fatti con riferimento a singoli paesi che devono assumersi specifiche e in qualche modo nuove condizioni da rispettare. Ecco, quello che dovremo vedere sarà nelle prossime settimane quale delle due, diciamo, scenari, si realizzerà. Se si realizzerà lo scenario di aiuti con pesanti condizionalità, in realtà servirà a poco, perché il rischio, una parte forte del rischio che oggi pagano Italia, Spagna, deriva in realtà dal malfunzionamento del sistema. Se prevarrà una logica di sistema, cioè di aiuti dati non al paese, ma dati in qualche modo alla possibilità di superare il rischio di sistema, questo potrà essere molto positivo. Quindi, come dire, è come se la Banca Centrale Europea avesse rimandato la palla ai governi. Spetta a voi assumervi delle decisioni politicamente molto importanti e quindi in grado di cominciare a trovare qualche soluzione alla crisi.